Adelina chi? La sorella Attilio. Zia Maria? Zia Maria è morta. Mamma lo dica a me, ma che dati? Ma non glielo può dire a lei. Come perché? Perché è morta. Il Galateo si evolve. Nuovi strumenti si sono appropriati della nostra quotidianità. Il telefonino è diventato protagonista nella nostra vita, ma il suo uso è sempre consentito? Quando si sta a tavola, cosa è opportuno fare? Moltissimi, appena si siedono, lo appoggiano sul tavolo, tra il bicchiere e il piatto, sempre pronti ad allungare una mano per guardare le ultime notifiche. Sono invece pochissimi quelli che lo spengono e lo ripongono nella borsa. Non parliamo poi di quelli che invece non usano mai la modalità silenzioso, che rispondono ad alta voce e che addirittura si alzano da tavola, come se stessero ricevendo una telefonata dai servizi segreti. Si sta a cena o a pranzo, si parla, si chiacchiera e lui è lì a fare da incomodo, ad attirare l'attenzione, lo si controlla continuamente, si clicca un like, si risponde sorridendo catturati da altro e non rispettando il fatto che si sta con altre persone di fianco o di fronte e magari si sta rispondendo ad una domanda importante. Gente che scende da casa, in due minuti dopo che è fuori, già sotto potrebbe citofonare, invece chiama, novità? Che novità vuoi che ci sia? Ragazzi, è appena uscito, deficiente. Inoltre, il telefonino a tavola divide genitori e figli, presi dai loro messaggi. Neanche si guardano, neanche si parlano, a malapena mangiano. Costa così tanto non essere connessi per il tempo di una cena o di un pranzo? Se proprio non lo si può spegnere, si possono trovare altri modi per non disturbare la convivialità che è sacra?